Ciao e benvenuti nel canale Esperienza di Vite Premorte NDE. Oggi in questo video vi racconteremo una nuova ed incredibile storia. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale e seguire tutti i nostri video. Adesso iniziamo a condividere con voi la storia di Howard Tempesta. Ascoltate con attenzione fino alla fine. Salve a tutti! Il mio nome è Howard Tempesta e desidero raccontarvi un episodio che ha sconvolto la mia esistenza. Era il 1° giugno del 1985, una data che rimarrà per sempre impressa nella mia memoria. Prima di questo evento ero un vero ateo. All'epoca avevo 38 anni e ricoprivo la professione di docente universitario, totalmente concentrato sulla mia carriera e afflitto da un ego smisurato. Il 1° giugno del 1985 ero in viaggio con un gruppo di studenti dell'università in cui insegnavo. Eravamo giunti alla fine di un lungo tour artistico durato 3 settimane. Era mattina, intorno alle 11, e mi trovavo nella mia stanza d'albergo cercando di convincere gli studenti ad accompagnarmi in un altro museo. In un attimo il mio corpo venne travolto da un dolore acuto, il più intenso che avessi mai provato nella mia vita. Sono crollato in avanti, tormentato da questa sensazione lancinante. Mia moglie, testimone impotente della mia sofferenza, ha prontamente chiamato la reception dell'hotel. Fortunatamente hanno richiesto assistenza medica d'urgenza e un medico si è precipitato sul posto in soli 10 minuti. Il medico, dopo una rapida valutazione, ha diagnosticato una perforazione del duodeno, una lesione nel piccolo stomaco. Mi hanno comunicato che sarei stato sottoposto a un intervento chirurgico entro un'ora, altrimenti la mia vita sarebbe stata a rischio. Mi ha preso il panico e mia moglie, conscia dell'urgenza della situazione, ha immediatamente chiamato un'ambulanza. I soccorritori sono arrivati di corsa e mi hanno trasportato su una barella all'ospedale chirurgico, che distava diversi isolati dalla mia posizione. L'ospedale in cui sono stato condotto era il pubblico ospedale delle suore de Barry. Una volta giunto presso l'unità chirurgica di Cochin, mi hanno sistemato in una stanza d'attesa, ma purtroppo non c'era alcun chirurgo disponibile in quel momento. Le ore passavano e io ero immobile, intrappolato nella mia angoscia. Non vedevo l'ora di ricevere cure mediche e un po' di sollievo dal mio tormento, ma per ben 10 ore consecutive nessun dottore si è fatto vivo. Nessun antidolorifico mi è stato somministrato, nonostante le mie suppliche e le lacrime versate. Una delle cose che trovo particolarmente irritanti è quando le persone mi dicono che la mia esperienza di premorte potrebbe essere stata una sorta di viaggio allucinogeno. La verità è che ho trascorso quelle lunghe ore implorando, piangendo e supplicando per un po' di sollievo dal dolore, ma nulla mi è stato concesso. L'infermiera, entrando nella stanza, mi ha espresso il suo rammarico, spiegandomi che non erano riusciti a trovare un medico disponibile in quel frangente. Mi ha promesso che avrebbero fatto il possibile per averne uno il giorno successivo, che sarebbe stata una domenica. Nel frattempo ero così debole e affaticato che persino respirare rappresentava una sfida titanica. Tutta la mia energia, il mio pensiero e le mie forze erano concentrate unicamente sulla respirazione, sull'inspirare ed espirare. Ero totalmente immerso in quello sforzo vitale, poiché rappresentava l'unica cosa che avevo, la mia esistenza appesa a un filo. Appena l'infermiera lasciò la stanza, rivolsi a mia moglie delle parole di commiato. Le dissi che era arrivato il momento di salutarci, di dire ai miei figli quanto li amavo, di abbracciare l'alba e di esprimere tutto il mio amore ai miei genitori. La sua reazione fu travolgente. Le lacrime iniziarono a scorrere come un fiume in piena, un pianto che non avevo mai visto prima. Capii che quello sarebbe stato un addio per sempre e si sedette su una sedia, scossa dalle emozioni. Chiusi gli occhi e improvvisamente smisi di lottare per respirare. La coscienza si affievolì e persi i sensi. Quando ripresi conoscenza, mi sentii meravigliosamente bene, in uno stato di beatitudine assoluta. Era come se avessi raggiunto un livello di benessere mai provato prima. Ero felice, estasiato, stupito e al tempo stesso sbalordito. Mi resi conto che potevo percepire il mondo con una chiarezza intensa. Il gusto, la vista, l'olfatto, il tatto, tutto sembrava amplificato rispetto a ogni esperienza passata.
Desiderai comunicare la mia nuova prospettiva a mia moglie, ma lei non riuscì a rilevare la mia presenza. Sembrava incapace di vedermi o sentire la mia voce. Ero lì, in piedi, gridando e cercando di farmi notare, ma ero come un fantasma ignorato. Mi rivolsi al mio coinquilino, un gentile francese, ma nemmeno da lui ottenni una reazione. Ero arrabbiato e profondamente confuso. La peggiore delle supposizioni si era avverata. Vedevo il mio corpo disteso sul letto, una copia esatta di me stesso. Rifiutai di accettare l'idea che quello fossi io, perché io ero vivo e in piedi accanto a quella spoglia inerte. Non potevo comprendere come quella figura sul letto potesse essere me, mentre la mia coscienza era tanto viva e vibrante. Poi udii delle voci provenire dal corridoio buio. Chiamavano il mio nome. «Howard! Howard, vieni! Dobbiamo andare! Dobbiamo partire!» Mi fecero segno di affrettarmi. Dissero di conoscermi, di aspettarmi da molto tempo. Mi informarono che era giunto il momento di seguirli. Avevo l'impressione che fossero persone legate all'ospedale, venute per portarmi dal dottore. Mi sentivo malato. Avevo bisogno di cure. Ero convinto di dover affrontare un intervento chirurgico. Tentai di far loro comprendere la mia situazione, ma la loro risposta fu inaspettata. Con un tono enigmatico, mi assicurarono di sapere tutto di me, affermando che mi attendevano da molto tempo. Era ora che mi unissi a loro. Nonostante le loro parole strane, provai a credere che fossero persone dell'ospedale che stavano arrivando. Così, senza esitazione, abbandonai la stanza e mi ritrovai in una lunga passeggiata. Un viaggio che si rivelò sorprendentemente esteso. Mentre procedevo lungo il percorso, mi resi conto che non c'erano scale da scalare né discese da affrontare. Non vi erano muri né soffitti che limitavano lo spazio. Tutto intorno a me si faceva sempre più buio, avvolgendomi in un'oscurità crescente. Le persone che mi accompagnavano, inizialmente professioniste e riservate, improvvisamente abbandonarono ogni maschera e iniziarono a fare commenti volgari e sconvenienti su di me. Le loro parole inquietanti cominciarono a spaventarmi. Ebbi la sensazione che volessero agire a loro piacimento nei miei confronti. Il gruppo con cui ero giunto si era ingrandito notevolmente. Era composto da un numero incalcolabile di individui, forse centinaia. Non sembravano intenzionati a fermarsi o a voltarsi indietro. Mi dicevano che dovevo andare avanti, superare un limite invisibile. In quel momento decisi di oppormi, di non proseguire oltre. Era un bluff, poiché non avevo la minima idea di dove mi trovassi e quale direzione avesse un eventuale ritorno. Mi fermai. Cessai di muovermi e loro reagirono spingendomi sempre più avanti. Con una forza implacabile, in risposta, colsi l'occasione per reagire con pugni e calci, cercando di difendermi. Ma loro risposero alla mia aggressione con ancora più violenza, restituendomi tutto con interesse. Volevano farmi a pezzi, un obiettivo che alla fine riuscirono a raggiungere. Disteso sul terreno di quel luogo desolato, ero come un animale investito sulla strada. Nonostante tutto, ero ancora vivo, la mia mente in pieno vigore. Mi chiedevo con incredulità cosa stesse succedendo, dove mi trovassi e come tutto questo avesse potuto accadere a me. Ero sconcertato di fronte a queste persone malvagie e non c'era alcuna via di fuga dalla situazione opprimente in cui mi trovavo. Inaspettatamente, udii una voce provenire dall'esterno di me stesso che mi disse di pregare Dio. In quel momento mi colse l'ironia, poiché non credevo in Dio e trovavo questa richiesta assurda. Tuttavia, mi lasciai trasportare e iniziai a pregare, mentre la voce insisteva che pregare Dio fosse la cosa giusta da fare. Non sapevo come pregare, dato che ero passato molto tempo dalla mia infanzia e dall'apprendimento delle preghiere nelle scuole domenicali. Cercai di richiamare alla mente qualcosa che avevo memorizzato allora, qualcosa che i bambini imparano a memoria, come il Padre Nostro o il Salmo 23. Con sforzo riuscii a ripetere ad alta voce le prime parole del 23esimo Salmo, nonostante la mia sfiducia in Dio. Seguivo le indicazioni della voce, pur non credendo in ciò che facevo. Le persone intorno a me si infuriarono terribilmente, utilizzando un linguaggio osceno e volgare che superava ogni limite. Gridavano che non c'era Dio e che nessuno poteva sentirmi. Mi minacciarono di conseguenze ancora più terribili se non avessi smesso di pregare, promettendomi un destino peggiore. Inaspettatamente accadde qualcosa di straordinario durante la mia interazione con quelle persone. Per la prima volta riuscii a suscitare una reazione da loro, anche se fu una reazione negativa. Ma almeno, in qualche modo, mi sembrò di poter rispondere in modo metaforico allo stesso livello. Così iniziai a inventare delle preghiere,
anche se mai avrei condiviso con altri quello che pregavo davvero, perché erano piene di volgarità e imprecazioni. Era come se usassi Dio come un modo per esprimere la mia frustrazione, una sorta di sfogo. Ogni volta che menzionavo Dio, loro mi urlavano di smettere, ma ciò che contava era che si ritiravano nell'oscurità, non sopportando nemmeno l'accenno a Dio. Alla fine mi lasciarono solo, abbandonandomi in quel luogo per un lungo periodo di tempo. In quei momenti riflettevo sulla mia vita e mi resi conto che per 38 anni avevo vissuto credendo di essere un individuo eccezionale, un dono divino per il mondo. Mi rendevo conto che era un'illusione dell'ego, che tutto ciò che pensavo di me stesso non aveva alcun fondamento reale. Mi abbandonai così nella disperazione più profonda, senza speranza. In quel momento mi tornò in mente un ricordo vivido della mia infanzia, quando cantavamo la canzone Gesù mi ama nella scuola domenicale. Riuscivo a visualizzarmi lì, insieme agli altri bambini, mentre cantavamo quella melodia. Ma soprattutto, riuscivo a sentire ciò che provavo da bambino. Volevo dire, potevo percepire l'amore che provavo per quel supereroe chiamato Gesù. Quando ero piccolo, lo pregavo e credevo veramente in lui, perché rispondeva alle mie preghiere. Così, senza sapere se Gesù era reale o se si interessava a me, senza sapere se avrebbe ascoltato la mia preghiera, mi rivolsi a lui con una richiesta. «Gesù, per favore salvami!» Con salvami intendevo essere liberato da quel luogo, tirato fuori da quella situazione oppressiva. E sorprendentemente all'improvviso si manifestò una minuscola luce, simile a una stella, che trapassò l'oscurità circostante, diventando sempre più intensa e luminosa in un attimo. Si avvicinò rapidamente a me, finendo per apparire di fronte a me come una abbagliante luce bianca, incredibilmente più splendente del sole, almeno 10.000 volte di più. Dalla luce emersero mani e braccia che si estesero verso di me e mi toccarono. In quel momento tutto il sangue e la sporcizia che mi avvolgevano si dissolsero nell'aria, lasciandomi completamente integro. Le sue mani scivolarono dietro la mia schiena, sollevandomi e abbracciandomi con forza, stringendomi contro di sé. In quel momento piansi come non avevo mai pianto da adulto, lasciando che le lacrime scorressero mentre affondavo il viso nel suo petto. Lui accarezzò la mia schiena, come farebbe una madre o un padre con il proprio figlio, regalandomi una sensazione di felicità e amore più grande di ogni altra cosa che avessi mai sperimentato nella mia vita. Sapevo che non solo mi amava, ma mi desiderava e si prendeva cura di me. Mi abbandonai completamente a quel grande amore, crogiolandomi nella sua presenza. Improvvisamente mi resi conto che i miei piedi non toccavano più il suolo. Stavamo volando e ci stavamo muovendo in avanti, sempre più veloci. Cercai di calmarmi, poiché avevo pianto a lungo. Alzai lo sguardo per osservare dove stavamo andando e quello che vidi sembrava inizialmente un'enorme galassia di stelle, ma ben presto mi resi conto che tutte le stelle si stavano muovendo in un modo specifico. Non erano stelle, ma altre forme di luce ci stavano dirigendo verso di loro. In quel momento mi assalì il pensiero che avessi commesso un grave errore, che fossi solo un insignificante detrito che non apparteneva a quel luogo, poiché mi sentivo sporco e indegno. Tuttavia, ci fermammo all'esterno di quel regno di luce e delle sue creature illuminate. Fu allora che per la prima volta mi parlò telepaticamente, affermando che non commettevamo errori e che io appartenevo a quel posto. Rimasi sconcertato, chiedendomi come potesse conoscere i miei pensieri senza che li avessi mai espressi. Lui rispose che sapeva tutto ciò che avevo mai pensato. A quel punto mi sentii imbarazzato, poiché sapevo di aver avuto molti pensieri che non volevo che lui conoscesse. Nonostante ciò, egli rise con comprensione. Così abbiamo iniziato a dialogare, ed era un'esperienza divertente in un certo senso. Il ragazzo con cui parlavo era incredibilmente carismatico, facilmente riconoscibile tra gli altri. Chiamo Gesù il mio compagno migliore, perché oltre ad essere il mio migliore amico, è anche il mio Signore, Salvatore e Sovrano di tutti i sovrani. Perché, ma in fondo, è semplicemente il mio amico. Mi disse che ci sono alcune persone che desidera che io incontri, e adoperando toni melodiosi, chiamò gli esseri celesti che io definisco angeli, i quali giunsero prontamente. Mi disse che questi esseri hanno registrato la mia vita e desiderano mostrarmela. Così abbiamo fatto una revisione della mia esistenza, ripercorrendo ogni evento in ordine cronologico. Rividi la mia infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e il mio declino. Mi resi conto di quanto egoista e stupido ero diventato, di quanto dolore avevo inflitto a mia madre, mio padre e a tutti gli amici che avevo avuto, proprio a causa del mio egoismo. Ciò che desideravano farmi capire era l'importanza di essere una persona gentile e amorevole, non solo di avere successo secondo i miei criteri, poiché la gentilezza e l'amore erano considerati segni di forza, non di debolezza.
Io invece avevo desiderato essere il più grande e spietato orso della foresta. Volevo che le persone avessero paura di me, convinto che questo fosse ciò che definisce un vero uomo: regnare mediante l'intimidazione. Mi resi conto di quanto dolore avevo arrecato a Gesù e agli angeli con le azioni compiute nella mia vita. Quando la revisione terminò, Gesù mi chiese se avessi delle domande. Risposi che ne avevo un milione, desiderando saperne tutto su di lui. Con pazienza e gentilezza, egli rispose a ogni mia domanda. Poi mi diede una notizia sconcertante. Dovevo tornare a questo mondo che tanto desideravo evitare. Io volevo andare in paradiso, ma Gesù superò le mie obiezioni con ragionamento, gentilezza e pazienza, convincendomi a fare ritorno. Così mi ritrovai nuovamente nel mio corpo a provare dolore. Immediatamente un'infermiera entrò nella stanza. Erano passate 30 minuti dalla mia precedente esperienza. I dottori giunsero e mi prepararono per un intervento chirurgico, che si svolse il mattino successivo alle 10. Quando mi risvegliai dall'anestesia, sapevo di aver vissuto la cosa più importante della mia vita e che dovevo rinnovarmi completamente. Avevo trascorso 38 anni costruendo questo personaggio, ma ora dovevo ricostruirmi completamente. Da allora lavoro costantemente su questo processo di trasformazione, sin dal 1985. Cerco di costruire una nuova persona, seguendo le orme di Gesù Cristo, in cui credo come il Figlio di Dio, e credo che 2000 anni fa sia stato sia completamente umano che completamente divino, al fine di mostrarci quale potenziale gli esseri umani possono e devono raggiungere. Quindi questa è la storia della mia vita, un percorso di rinascita e trasformazione guidato dalla fede in Gesù Cristo e dal desiderio di abbracciare la gentilezza e l'amore come fondamenti della mia nuova persona. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e lasciate un commento esprimendo il vostro pensiero su questa storia. Grazie per averci ascoltati. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!